Aldo Ronchi è il nostro moderatore che è stato inviato al professor Bresolin, è un biologo ricercatore dell'Università di Milano, lavora al Policlinico e dove c'è questa fondazione per le malattie mitocondriali intestata a Dino Ferrari, figlio di Dino Certo. Ferrari che aveva malattie mitocondriali. Grazie, buongiorno a tutti. Io sono Dario Ronchi, lavoro nel gruppo del professor Bresolin e sono un ricercatore della Statale di Milano. Vi rubo pochi minuti per presentare con qualche slide quelli che credo saranno i due protagonisti della giornata e di alcune presentazioni, il mitocondrio e l'ossigeno. Il mitocondrio, lo vedete sulla destra, è come ci appare alla microscopia elettronica, è un organello presente in tutte le nostre cellule. Potete apprezzare qua le creste mitocondriali, cioè delle strutture su cui si assembla la catena respiratoria, uno dei principali meccanismi attraverso i quali le nostre cellule si approvvigionano di energia. I mitocondri stanno all'interno di tutte le nostre cellule, quindi quello che vedete sotto è l'immagine, lo schema di una cellula eucariote. Come ci sono finiti lì dentro, non lo sappiamo con precisione, ma una delle ipotesi che diciamo viene comunemente presentata è la cosiddetta teoria endosimbiontica, che è stata sviluppata da una genetista, Lynn Margulis, negli anni 70 e poi perfezionata negli anni 80, in cui sostanzialmente c'è l'idea che una cellula procariote ancestrale, cioè un diciamo batterio primordiale, abbia acquisito al suo interno, ecco appunto il concetto di simbiosi, una cellula che era in grado di, un batterio che era in grado di svolgere un'attività nell'ambito del metabolismo aerobico, cioè in presenza di ossigeno. Quindi si è creato questo matrimonio miliardi di anni fa, dove il batterio dotato di attività aerobia da una parte veniva, diciamo, incluso all'interno di un ambiente, sottraendosi alla competizione con l'esterno. Quindi il suo vantaggio era di fatto ottenere una difesa. Cosa otteneva invece la cellula che andava ad inglobare questo tipo di struttura? Una nuova modalità di ottenere energia. All'interno di tutte le nostre cellule esiste un pathway biochimico che si chiama glicolisi, che consente di produrre moderate quantità di energia attraverso il catabolismo degli zuccheri. In realtà è un pathway che è presente in tutte le forme di vita, cioè tutte le forme di vita presenti sul pianeta, salvo delle rarissime eccezioni, basano il proprio metabolismo basale su questa serie di reazioni. Quello che ha dato, diciamo, il mitocondrio ancestrale inglobato all'interno della cellula procariote è la possibilità di liberare molta più energia completando il metabolismo degli zuccheri e sfruttando quello che è appunto il nostro secondo protagonista, cioè la molecola di ossigeno. L'ossigeno diventa nella catena respiratoria, diciamo, l'accettore finale per il trasferimento degli elettroni. Il passaggio degli elettroni nella catena respiratoria è accoppiato alla produzione di energia. È come appunto un impianto di produzione a catena che funziona fin tanto che c'è l'ossigeno. In assenza di ossigeno, l'attività della catena respiratoria è bloccata e noi non abbiamo la possibilità di produrre quell'energia che in un certo qual modo ci ha fatto fare davvero il salto di qualità dalle forme, diciamo, cellulari primordiali a gli organismi superiori, i nostri tessuti con la loro complessità anche a livello d'organo. L'ossigeno può essere visto in un certo qual modo come un giano bifronte, cioè da una parte è una molecola fondamentale senza la quale non possiamo vivere, dall'altra parte però può essere anche una potenziale fonte di problema. Ed è, diciamo, su questo presupposto che si basa una cosiddetta teoria dell'invecchiamento mitocondriale, che è stata formulata inizialmente da Harman negli anni 50, ma poi, diciamo, perfezionata nel corso dei decenni successivi. Sostanzialmente, mentre noi produciamo energia attraverso il passaggio di elettroni nella catena respiratoria, liberiamo anche delle molecole potenzialmente tossiche, i cosiddetti radicali liberi, che vengono liberati soprattutto dal complesso primo, dal complesso terzo, e queste sono delle specie che vanno a suicidarsi, a danneggiare le strutture che li circondano. Che cosa sono? Le membrane, il DNA che è presente anche all'interno dei mitocondri, che godono di un DNA, diciamo, privilegiato, proprio locale, che è il DNA mitocondriale.
e quindi questo genera una sorta di circolo vizioso. Quindi noi respiriamo, produciamo come prodotto secondario i radicali liberi, questi si accumulano all'interno dei nostri mitocondri, finiscono per danneggiarli, danneggiano anche il DNA mitocondriale. Il DNA mitocondriale contiene le istruzioni per formare nuovi elementi della catena respiratoria, ma se viene danneggiato non riesce a farlo più in modo così efficiente e quindi finisco sempre per produrre meno energia. Questo poi produce un danno a livello cellulare, a livello tissutale e finisce quindi per compromettere le funzioni dei nostri tessuti, che è quanto, diciamo, si osserva fisiologicamente con l'invecchiamento. Questa teoria è stata però, diciamo, notevolmente aggiornata nel corso degli ultimi anni, perché l'idea che i radicali liberi dovessero essere eliminati a tutti i costi e fossero assolutamente negativi per la cellula è stata sostanzialmente un po' rivista e reinquadrata all'interno di un concetto un po' più generale del metabolismo mitocondriale. Noi oggi sappiamo che i radicali liberi in piccole quantità sono in realtà parte di vie di segnale che esistono all'interno della nostra cellula, è quello che qui viene chiamato mitormesi, cioè un po' ci servono per sviluppare appunto delle vie di segnali che mantengono la funzionalità dei nostri mitocondri. E oltre a questo sappiamo che i mitocondri non sono qualcosa di statico all'interno della cellula, ma vivono un loro ciclo vitale, cioè nascono, vengono formati, il processo che si chiama mitogenesi o mitobiogenesi, e vengono degradati, la mitofagia. Quindi anche il bilanciamento di come riusciamo a produrre nuovi mitocondri, ad esempio banalmente nel muscolo attraverso l'esercizio fisico, e di come andiamo ad eliminarli e quindi a rimuovere quelli che hanno completato il loro ciclo vitale, sono pieni di radicali liberi e devono appunto essere eliminati, è diventato un altro tema importante che finisce insieme ai concetti del mantenimento della capacità rigenerativa dei nostri tessuti a livello delle cellule staminali e dell'infiammazione per influenzare così in una maniera un po' più aggiornata il concetto di invecchiamento. Ovviamente poi abbiamo le malattie mitocondriali, noi al centro di Noferrari insomma ce ne occupiamo da parecchi anni, è un termine collettivo che serve ad indicare decine di presentazioni differenti dal punto di vista clinico, dal punto di vista delle basi biochimiche e delle basi genetiche, però sono tutte accomunate da una disfunzione primaria che finisce per culminare in una diciamo incapacità di produzione, di approvvigionamento energetico a livello della fosforilazione ossidativa appunto della catena respiratoria. Hanno caratteristiche diverse, sono diciamo dal punto di vista così storico di interesse neurologico, perché i principali tessuti colpiti sono il sistema nervoso e i muscoli, ma non esiste specialità medica che oggi non si confronti con la disfunzione mitocondriale e delle patologie che presentano al loro interno, soprattutto quando hanno degli aspetti multisistemici o sindromici, dei coinvolgimenti a livello di tutti questi tessuti. Esistono in varie forme, di fatto possono interessare tutte le fasi della vita, questi sono alcuni acronimi di malattie mitocondriali. Io vi presento, per diciamo avvicinarci in maniera più diretta al tema della giornata, solo l'esempio di una malattia, una encefalopatia necrotizzante descritta da Lee negli anni 50, appunto la sindrome di Lee, è caratterizzata da acidosi, quindi accumulo di acido lattico a livello dei tessuti, poi ovviamente anche a livello ematico, dovuta a differenti modalità di disfunzione della catena respiratoria e caratterizzata da alcuni hallmark, soprattutto radiologici, cioè la compromissione ad esempio dei gangli della base, che costituiscono proprio un reperto caratteristico di questa forma di malattia mitocondriale. È una forma di malattia rara, ma in realtà nell'ambito della neurodegenerazione mitocondriale è di fatto una delle cause più frequenti, pur trattandosi comunque di malattie estremamente rare. Noi siamo nell'era della terapia genica, cioè abbiamo la prima approvazione in questi mesi di protocolli di terapia genica per malattie come l'amiotrofia spinale, l'emofilia, si sta lavorando al campo delle distrofie muscolari. Ecco, il problema delle malattie ultra rare e
l'esempio della sindrome di Lee in questo caso è perfetto, è che spesso ci sono decine di difetti genetici che possono produrre quel tipo di malattia, e quindi pensate alla difficoltà, no, di stabilire dei trial clinici per ciascuna di queste forme genetiche. Senz'altro la terapia genica può funzionare in tutti questi difetti, ma quando mai saremo in grado di arrivare a svolgere dei trial clinici magari su un numero limitatissimo di pazienti in giro per il mondo con tutte queste modalità? Quindi bisogna cercare qualcosa di alternativo, e qui arriva, diciamo, anche l'aiuto dei laureati del Nobel del 2019, che sono riusciti a descrivere, comunicandocelo, la modalità con cui le nostre cellule rispondono alla carenza di ossigeno. Seguiranno, credo, negli interventi successivi delle spiegazioni più accurate, però ecco, esiste un, diciamo, programma di risposta delle nostre cellule che sentono la riduzione dei livelli di ossigeno e esercitano una risposta attraverso l'espressione di altri geni per riuscire a mantenere una loro omeostasi, quindi di fatto per cercare di far sopravvivere la cellula. Quando siamo in condizioni di normossia, cioè in condizioni di normale approvvigionamento di ossigeno, questo programma è represso; quando invece siamo in condizioni di ipossia, questo programma è attivato. Ecco, le scoperte di questi tre ricercatori hanno portato a chiarire in che modo le nostre cellule rispondono a questo tipo di condizione. Cosa c'entra con la sindrome di Lee? Uno dei problemi di questa malattia è che anche i modelli che abbiamo, gli stessi modelli animali, sono del tutto inefficienti, cioè incapaci di riprodurre gli aspetti clinici della malattia umana. Tutti tranne uno, modello murino, che riguarda uno specifico difetto genetico, e attraverso un approccio di genomica inversa svolto da colleghi dell'Università di Harvard, affascinante, ma non abbiamo il tempo, diciamo, per vederlo, loro di fatto hanno scoperto che solamente quando questi topi venivano a sviluppare, a indurre il programma di risposta all'ipossia, c'era la possibilità di migliorarli, al punto tale che la curva di Kaplan-Meier vi fa vedere diciamo, questi modelli animali transgenici mantenuti in condizioni di ossigenazione normale, e cosa succede invece quando vengono mantenuti ad una tensione di ossigeno metà rispetto a quella, diciamo, che noi comunemente risperiamo. Quindi viene indotta una sorta di ipossia che è in grado di contrastare il fenotipo clinico di questi animali, e addirittura di far regredire quelle lesioni che avevo prima fatto vedere a livello del sistema nervoso centrale. Quindi esiste la possibilità di avere, diciamo, dei temi comuni che noi possiamo applicare a questa malattia mitocondriale, ad altre condizioni anche non mitocondriali, a prescindere dal difetto genetico che rende queste malattie, diciamo, ultra rare, ma che possono essere davvero di interesse per migliorare la fitness, cioè la nostra capacità di far funzionare bene i mitocondri. Questa è l'ultima slide, che richiama appunto l'importanza dei mitocondri e dell'ossigeno nell'ambito della bioenergetica, quanto abbiamo detto in termini di invecchiamento, le malattie mitocondriali, ma ricollegandomi alla presentazione precedente, la disfunzione mitocondriale è alla base di malattie metaboliche, pensiamo al diabete, delle malattie neurodegenerative. Non esiste nessuna malattia neurodegenerativa tra quelle maggiori che oggi non abbia almeno una ipotesi patogenetica legata alla disfunzione mitocondriale. L'esempio classico è quello del Parkinson, dove anche nelle forme familiari tutte le proteine, i geni che sono coinvolti, hanno almeno a livello transiente una localizzazione mitocondriale, cioè svolgono un ruolo nei mitocondri, e se non funzionano i mitocondri soffrono e i neuroni dopaminergici finiscono per risentirne. Ovviamente c'è il cancro, oggi è un grande tema della riprogrammazione metabolica, quello che viene sviluppato di chi si occupa, insomma, di questa patologia, cioè vedere in che modo le cellule tumorali che metabolismo hanno e come è possibile invertire la loro tendenza a proliferare o indurne la morte attraverso dei cambiamenti, appunto, a livello metabolico. E poi c'è l'infiammazione, che è l'altro grande driver dell'invecchiamento, in riferimento alla disfunzione mitocondriale, anche qui è un tema che è già stato accennato. Oggi noi sappiamo, ad esempio, che quel DNA che sta all'interno dei mitocondri
è appunto ben mantenuto all'interno dei mitocondri, ma se per caso, come ad esempio in alcuni casi di disfunzione mitocondriale, viene rilasciato all'interno della cellula, viene a indurre una risposta infiammatoria che è collegata anche in questo caso con l'invecchiamento e con la genesi anche di malattie neurodegenerative. C'è un paper di Science che descrive questo fenomeno uscito poche settimane fa. Quindi il DNA mitocondriale viene visto come una sorta di estraneo, perché ha questa eco della sua origine batterica, è come se lo riconoscessimo come un intruso, e iniziamo a sviluppare una risposta infiammatoria che però finisce per danneggiare i nostri tessuti. Quindi ecco, il mitocondrio si ritrova, così come il metabolismo ossidativo a cui il mitocondrio presiede, un po' davvero al centro di tanti elementi, sia che riguardano malattie mitocondriali rare che condizioni invece comuni o addirittura fisiologiche come l'invecchiamento. Quindi credo che le presentazioni successive andranno a illustrare in maniera più mirata alcuni di questi temi. Grazie.